Incontri del lunedì. Qui abbiamo svolto bellissimi argomenti nelle ultime puntate di questa serie, gli incontri del giovedì, e questa sera affrontiamo un argomento più che attuale, però lo affrontiamo in una maniera nuova, del tutto originale. Originale perché la persona, l'ospite importante che abbiamo questa sera qui, non ha fatto un resoconto di letture dei vari giornali, dalle varie riviste, è andato a informarsi dalle fonti, dai trattati. Quindi qua abbiamo dei commenti, dei pensieri che sono collegati ai trattati, che sono intercorsi fra le parti in causa di che cosa? Della questione economica mondiale, che però in questa fase è centrata sul conflitto apparentemente russo-ucraino. Ormai tutti quanti mastichiamo un pochettino la realtà un po' più ampia di questa dicitura, sappiamo in realtà che la guerra è fra la NATO, i paesi della NATO, l'USA e la Russia. Però in questo incontro che facciamo questa sera ed anche nel prossimo incontro che faremo il prossimo giovedì, noi affronteremo la questione dal punto di vista proprio delle basi su cui da cui è nato tutto. Quindi questa sera parleremo del rapporto fra l'Ucraina e l'Unione Europea e il desiderio anche di entrare nella NATO sempre dell'Ucraina, e vedremo perché non è possibile farlo su due piedi. E abbiamo intitolato il nostro autore, anzi l'esperto di questa sera, che è il dottor Federico Maccaddino, ha intitolato questa trasmissione l'Unione Europea non è la coperta di Linus. Forse vi ricorderete nei nostri fumetti degli anni 70 che c'era la coperta di Linus. Ora questa è la nota che ha scritto lo stesso autore, dice a vantaggio dei più giovani che non conoscono la coperta di Linus. Dice così: la coperta di Linus, per quei pochi che non avessero mai letto la striscia Peanuts di Schulz, è la coperta di sicurezza che Linus Van Pelt, l'amico di Charlie Brown, non abbandona mai e che corre in soccorso per ogni evenienza. Questa figura dei fumetti è diventata così famosa che è stata addirittura traslata in un significato psicologico, assumendo un significato preciso per indicare qualcosa che dà sicurezza e di cui non ci si può privare, cioè un simbolo dell'infanzia perduta, una specie di mantello magico, una protezione magica ed irrinunciabile. Ed è proprio vero. Benissimo, allora il nostro Federico, grazie di essere venuto questa sera con noi, Federico. Grazie a te, Ornella, dell'invito, sempre cortesissimo. Tra l'altro questa sera l'hai fatta apposta, perché siamo a giovedì, sapevi benissimo che questo nostro canale sarebbe stato il principale concorrente di Rai 1 con Sanremo. Certo. E quindi hai voluto sparare un argomento concorrenziale, ma penso che i numeri per battere l'avversario ce l'abbiamo. Senz'altro, guarda, anche perché il tuo studio è così interessante e anche così innovatore nelle cose che attualmente vengono dette di solito, che attira moltissimo. Benissimo, allora spiegaci, parti da dove vuoi per spiegare la posizione che ha l'Ucraina verso l'Unione Europea e verso la NATO. Raccontaci. Perfetto, Ornella. Allora intanto facciamo una nota di cronaca, perché proprio in queste ore abbiamo Zelensky a Bruxelles, dove è stato accolto con la frase "sei in famiglia", quindi come vedete il processo va avanti e quindi ormai l'Unione Europea si sta sempre più impegnando su questo percorso. Come diceva giustamente Ornella, noi cercheremo di affrontare l'argomento in più parti. La seconda parte, quella speriamo per giovedì prossimo, sarà dedicata agli aspetti più economici e geopolitici del conflitto. Questa sera invece vedremo un altro aspetto, un aspetto che ho definito parallelo al conflitto vero e proprio. Però ci tengo a precisare che non abbiamo alcuna intenzione di prendere una posizione di merito sul conflitto russo-ucraino. Tra l'altro ormai è praticamente un anno, il 24 febbraio farà un anno di conflitto, sappiamo un po' tutto, perlomeno quello che ci viene detto,
per cui che ci sia stato uno Stato che ha invaso il territorio di un altro Stato, penso che non possiamo avere alcun dubbio, in violazione di ogni diritto internazionale. È altrettanto chiaro che il conflitto in realtà è in atto almeno dal 2014, che abbia una serie di motivazioni che affondano le radici almeno dalla dissoluzione dell'Unione Sovietica e che vi siano stati una serie di accordi e impegni internazionali del tutto disconosciuti, ma da entrambe le parti. È anche chiaro che c'è stata un'evidente pressione da parte del campo NATO sui confini russi, ma queste cose, ripeto, le sappiamo, ne abbiamo viste e parlato tante volte. Io dico solo che non giudichiamo di chi sono le colpe, abbiamo già detto c'è uno Stato aggressore. Io da quello Stato aggressore devo dire mi sarei atteso che, essendo membro permanente del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, quelle questioni, se ne aveva fondate, le avesse portate a denuncia in quella sede alle Nazioni Unite, denunciando quanto stava accadendo. Invece così non è avvenuto, come avete visto, ed è passato direttamente alle vie di fatto, ecco. Quindi, ma al di là di questo, ripeto, cerchiamo questa sera invece di analizzare, ma solo nell'ottica della normativa e dei requisiti formali, il tema parallelo al conflitto, quello che riguarda le varie richieste di adesione dell'Ucraina ad organizzazioni internazionali, e siccome ne facciamo parte di queste organizzazioni, il problema deve preoccuparci in prima persona, senza, ripeto, esprimere giudizi sui fatti storici che legittimerebbero o meno dette adesioni. Allora, dall'inizio del conflitto abbiamo sentito parlare ripetutamente e insistentemente di possibili ingressi dell'Ucraina nell'Unione Europea. Ho sentito un sottofondo, cioè ci sono problemi tecnici? No, non ci sono problemi tecnici, è che abbiamo lo studio confinante che viene utilizzato in questo momento e quindi arriva qualche rumore. Ah, va bene. Quindi va bene, io vado allora, tranquillo. Vai tranquillo. Dicevo appunto il possibile ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea, dato peraltro per scontato dai vertici europei, e questa sera ne abbiamo avuto una conferma, oppure nella NATO. Come se l'uno o l'altro evento fossero la soluzione pacifica e immediata al conflitto in atto. In tutto questo si nasconde invece quella che io ho definito, il sottotitolo che avevo dato alla serata, l'ulteriore presa in giro ai danni degli ucraini e un enorme pericolo futuro per noi. Io il sottotitolo che avevo dato, non illudiamo nuovamente l'Ucraina che non ne ha proprio bisogno. Perché dico questo? E lo vedremo poi nel corso della serata, perché il procedimento, se anche dovesse essere accelerato, è talmente lungo e complesso che non sarà la soluzione certamente al conflitto, e che dura anni, dura svariati anni. Sì, appunto, quindi dire che questo è un modo per pacificare, per risolvere le questioni, per far mettere tutti intorno a un tavolo è una presa in giro autentica. Come ne stiamo vedendo altre di questi tempi, poi se vuoi ne parleremo, Ornella, però ecco, questo è purtroppo è un qualcosa che illude un pochettino gli ucraini. Non credo Zelensky sa bene quali sono i limiti, però poi questa presa in giro lo trasmette ai propri cittadini, che invece ci lasciano la vita, insomma. Se posso interrompere un attimo, però ho notato che Zelensky sta attuando delle richieste pressanti all'Unione Europea come se fosse già membro dell'Unione Europea. Questo mi ha meravigliato, leggendo soprattutto il tuo articolo, perché visto che, come tu spieghi benissimo, la procedura di entrata dentro nella comunità europea dura dai 7 anni ai 19-20 anni, lui invece si comporta come se fosse già un membro di diritto dell'Unione Europea, perché chiede armi, chiede nel dettaglio soldi, carri armati, chiede tutto a lui dettagliatamente, no? Sì. Ecco, quindi è un po' strano che lui si permetta questo atteggiamento. Diciamo che Zelensky lo chiede un po' tutti, in modo particolare a chi glieli dà, cioè in modo particolare a Gran Bretagna e Stati Uniti, perché gli altri danno molto poco, in realtà. I primi contributori sono Stati Uniti,
Regno Unito e Polonia. Poi gli altri hanno fino adesso dato piccole cose o poco. Addirittura membri della NATO, tipo la Turchia, non solo non ha dato, ma neanche ha mosso una che sia una sola sanzione. Quindi anche questo discorso che abbiamo firmato un trattato e siamo obbligati a fare certe cose è molto relativo, no? Perché i membri sono 30, ma non tutti si comportano allo stesso modo. Comunque quello che dici te è, beh sì, è un dato di fatto, innanzitutto perché l'Ucraina è già dentro a dei progetti, come vedremo poi, e dei finanziamenti europei, poi perché se viene accolto come membro della famiglia di fatto lo è, e poi l'Unione Europea, non dimentichiamoci, ha preso degli impegni verbali, ma li ha presi, di ricostruzione a nostre spese dell'Ucraina. Quindi fa bene Zelensky a chiedere, poi chiedere lecito, bisogna vedere se gli viene risposto. Io, come dicevo prima, spesso la risposta è abbastanza deludente. Quante richieste ha fatto Zelensky dall'inizio del conflitto, guardate quante risposte positive ha avuto, no? Dal controllo dell'area aerea all'aviazione e via dicendo. Anche quest'ultimo episodio, adesso divaghiamo un po', ma credo che sia interessante, perché così certo. Stiamo sull'attualità. L'ultimo episodio di cui si parla tanto in questi giorni è la richiesta dei carri armati, sì. Che poi è stata sorpassata da quella degli aerei e poi ancora sorpassata da missili, la prossima volta non lo so cos'altro chiederà. Però ripeto, dal suo punto di vista è perfettamente legittimo chiederlo e fa bene a farlo. Zelensky chiese almeno 300 carri armati, adesso bene che vada gliel'hanno promessi 130, quindi già abbiamo un rapporto diverso da quello che si aspettava. Qui bisogna anche capire che cosa gli stanno promettendo e se servirà a qualcosa, perché ci dicono i nostri amici esperti di armi che il carro armato di per sé non può essere risolutivo in questa situazione. Voi immaginatevi che è un mezzo estremamente vulnerabile, che ha bisogno di supporto dall'alto e di accompagnamento da terra, perché da solo non va da nessuna parte. Ma soprattutto che mezzi gli stanno dando e quando? Perché gli Stati Uniti hanno detto glieli daremo quando li costruiamo, perché sono in costruzione. Ora non glieli vogliono dare, perché pare che nella corazza di questi Abraham americani ci sia il plutonio. E non vogliono, non vogliono che i russi possano scoprire la composizione della corazza. E inoltre sono molto più pesanti dei carri armati che andrebbero bene in Russia, dove c'è un altro terreno, no? Certo, ma quello vale per qualsiasi sistema d'arma più sofisticato che stiamo dando all'Ucraina, perché fino adesso abbiamo svuotato dei magazzini. Ma nonostante questo, proprio ieri leggevo che 2/3, cioè dei 30 paesi, oltre 20 paesi, hanno già esaurito i loro arsenali. Quindi non potranno aiutare più di tanto l'Ucraina. Al di là di questo, ripeto, certo è ovvio che se uno di questi carri finisce in mano al tra virgolette nemico, è ovvio che verrà studiato, se ha dei segreti, quindi sicuramente verranno mandati mezzi di diverse caratteristiche, obsoleti. Ma dato per scontato che siano i migliori che hanno, il mezzo di per sé ha quelle vulnerabilità che dicevo, ma immaginatevi anche come possa risolvere i problemi dell'Ucraina, perché ecco, tu prima citavi perfettamente, no? quali sono i mezzi americani, in Europa parliamo di Leopard oppure dei mezzi britannici o addirittura belgi, che sono diversi, ma gli Stati Uniti stanno promettendo gli Abrams. Ora non so se ci avete presente questo carro. Al di là del fatto che le ultime versioni che ho visto erano fatte per altri tipi di conflitto, per esempio hanno una cingolatura totalmente inadatta a terreni ghiacciati, ma poco rileva, troppo pesante, non ci vuole molto a sostituire quell'elemento lì con quello adatto. Ma al di là di questo, sono mezzi che pesano 62 tonnellate, esatto, l'uno, sì. Cioè
pesano 2-3 volte quello di un carro attuale sovietico, russo. È stato un lapsus, ma relativo, perché fino adesso sono stati usati mezzi che davvero risalivano all'Unione Sovietica. Ma comunque, a parte questo, sono mezzi che pesano 62 tonnellate. Ve li vedete nei pantani fangosi che ci saranno in primavera in Ucraina? Certo. Ma soprattutto, ve li vedete mezzi del genere sui piccoli ponti che ci sono da quelle parti, a parte quelli più principali dei grandi fiumi, e soprattutto nei piccoli centri abitati dove si sta combattendo? Quindi è chiaro che sono mezzi più che altro che faranno scena, saranno propagandistici, come vogliamo dire, ma sicuramente non risolveranno quelli il conflitto. Tant'è vero che Zelensky ha subito alzato il tiro su qualcosa che certamente per lui è più importante, che è l'aviazione e i missili a media gittata, se non lunga addirittura. Quindi ecco perché io dico, certe volte stiamo facendo le cose prendendoli per i fondelli, vediamoci chiaro, perché queste situazioni certo non possono essere risolutive. Volevo dire una cosa, Federico, anzi tu così me lo puoi spiegare. Mi sono un po' allarmata pensando al modo in cui gli stati dell'Unione Europea si sono privati delle loro armi, perché dicono che gli arsenali dei paesi europei sono rimasti vuoti per dare le armi all'Ucraina. Quindi in questo caso cosa vediamo? Vediamo che tutta l'Europa, fino all'Ucraina compresa, fra un po' saranno completamente privi di armi, e quindi saremo soggetti a qualunque attacco militare che dovesse venire, non so, anche dagli Stati Uniti magari. Che ne dici di questo pensiero? Saremo completamente imbelli. Ma esattamente quello che dicevo prima, no? Cioè che già molti paesi hanno esaurito la loro capacità contributiva, diciamo così. Quindi hanno un problema, però bisogna anche dire che fino all'altro ieri sono stati svuotati dei vecchi magazzini. Diceva sempre il ministro, l'ex ministro della difesa, ma ribadisce anche l'attuale Crosetto, che noi non abbiamo speso praticamente nulla fino a ieri, cosa che non è vero, perché anche solo per mandare vecchi rottami comunque un costo c'è. Però effettivamente abbiamo mandato roba vecchia. Ora pensate che la prima spedizione di carri tedesca ha riguardato mezzi dell'ex DDR, cioè mezzi che risalgono, bene che vada, agli anni 80, di fabbricazione ovviamente sovietica, di progetto sovietico, quindi mezzi assolutamente obsoleti, che sarà costato più rimetterli in moto che altro. E fino adesso quello è stato, abbiamo mandato robaccia, rimanenze di cantina, abbiamo svuotato la cantina. Ora no, perché il livello si sta crescendo, parliamo anche di missili contraerei italiani di buona levatura, parliamo appunto di questi carri che sono tuttora in funzione nella NATO, nei principali eserciti del mondo. Questo è un problema che tu sollevi importante, perché a lungo andare la guerra questo problema lo evidenzierà, cioè finiremo le risorse. Io ti dirò quello che mi preoccupa di più a lungo andare, perché tanto ormai abbiamo capito che questa guerra durerà, e durerà almeno per tutto questo anno in corso. Quello che mi preoccupa non è tanto nei fattori materiali, cioè le armi oppure i 100 metri di terra che vengono conquistati prima o dopo, ma mi preoccupo soprattutto di un fattore che non viene mai citato, non c'è analista, parla del fattore umano. Cioè noi non consideriamo una cosa, che i russi stanno in Ucraina con un'aliquota di personale che fa parte di quel centinaio di milioni di abitanti che hanno. Gli ucraini dal giorno, e quindi hanno anche un certo senso un ricambio di personale in prima linea. Gli ucraini dal 24 febbraio 2022 sono sempre quelli. Non solo sono sempre quelli, ma stanno subendo, al pari dei russi,
perdite enormi. Sì, 10 volte, 1 a 10 sono le perdite. E con una popolazione ridotta. Io temo per loro che a un certo punto avranno problemi di risorse umane. Assolutamente sì. Mi domando a quel punto come si comporterà la NATO. Comunque, non solo questo, Federico, ho sentito su un canale alternativo, che forse era il Vaso di Pandora, con Stefano Orsi, con esperto militare, che diceva che i poveri militari ucraini che vengono mandati adesso in Inghilterra, mi pare, per imparare l'utilizzo dei carri armati che dovrebbe dargli proprio l'Inghilterra, poi chiedono asilo politico, non vogliono tornare indietro perché sanno che vanno a morire. Questo è anche tragico, poveri. Proprio mi dispiace per quell'umanità ucraina, mi dispiace. Vengono decimati, non resteranno più maschi. Ornella, diciamolo cinicamente e brutalmente. L'Ucraina rischia di consumare alcune generazioni di uomini. Sì. Di uomini soprattutto, perché mi pare che poi adesso non conosco esattamente le regole però mi pare anche dalle immagini di vedere soprattutto impegnati uomini. Sì, no? Sì, sì. Quindi c'è un rischio che alla fine, non lo so, non dico che finiranno gli uomini, ma insomma, se si va avanti così. È terribile, guarda, è terribile proprio. E il problema è che nessuno dei nostri, tra virgolette, e sottolineo le virgolette, statisti europei si è posto un orizzonte. Cioè non si può dire, come dice Biden o come dice la von der Leyen, li aiuteremo finché è necessario. Dove arriva questo necessario? È ovvio che non lo vengono a dire a noi, ma loro se lo sono posto questo orizzonte, perché bisogna cominciare a pensare a quando arriveremo a questi momenti. Ma il loro orizzonte, da quanto si sa, una delle ipotesi è quella che cerchino di o di eliminare fisicamente Putin, non ricordando che Putin non è altro che il rappresentante di un gruppo folto che sta dietro a lui, non è che lui sia il despota unico, no, della Russia. E quindi penso che si aspettino di eliminare comunque l'interfaccia che è Putin, oppure cosa possono cercare di fare? Cercare di organizzare, come hanno già detto, qualche rivoluzione, qualche colpo di Stato che venga a defenestrare Putin. Potrebbero cercare di manovrare nell'ombra, nell'oscurità, per ottenere questo risultato. Ma guarda, Ornella, io penso che gli americani, come hai visto, hanno intrapreso un percorso di cautela, perché sono ben consci di che cosa vorrebbe dire eliminare fisicamente l'avversario. Innanzitutto, cosa c'è dietro Putin? E qui prendo in prestito le parole dell'amico Dario Fabbri. Non è che questa è la guerra o la Russia di Putin. Esatto. Questa è un paese che ha prodotto Putin. Cioè, esatto. Putin è l'espressione della Russia. Noi guardiamo le grandi città, ma il resto della Russia appoggia pienamente questa campagna. La piccola e poca dissidenza la troviamo in città. E poi aggiungo, Putin fino adesso ha ricevuto critiche all'inizio della guerra. Ma perché cosa? Perché era troppo prudente, era troppo mano leggera, sì, paradossalmente, no? Per quanto, per la nostra ottica. E aggiungo, ma avete mai letto gli articoli di qualche leader della dissidenza russa? Hai il tuo telefono che suona, Federico? Sì, lo do. Dico, è quanto di più nazionalistico esiste. Cioè, dietro Putin, mi sbilancio, dietro Putin c'è il peggio, e questo gli americani lo sanno benissimo. Allora dico, la guerra d'Ucraina, se adesso divaghiamo completamente da quello di cui dovevamo parlare questa sera, ma ormai no, poi, dopo lo riprendiamo, perché dobbiamo andare sul tema. Sì, penso che comunque sia ugualmente interessante. Sì. Quale può essere la fine di questo conflitto? Secondo me le soluzioni possono essere tre: o l'Ucraina vince
e quindi vince sul campo, sconfigge i russi, questo cosa vuol dire? Vuol dire che la Russia ne esce umiliata. La storia ci insegna che i grandi stravolgimenti politici in Russia sono avvenuti sempre e solo quando la Russia è stata umiliata all'estero. Dal 1905, quando nacquero i Soviet, per la sconfitta pesantissima, umiliante, devastante col Giappone, al 17, dopo la prima guerra mondiale, le sconfitte, la debacle della prima guerra mondiale e così via. Cioè, i russi non tollerano di essere umiliati e allora abbattono la propria dirigenza. Cosa vuol dire? Vuol dire che noi avremo una destabilizzazione di un semicontinente. Avremo una situazione di caos che non so se è auspicabile. Gli americani questo lo sanno bene, hanno imparato la lezione rispetto a quanto fatto in Medio Oriente o in Libia o in altre situazioni. Sanno bene cosa vuol dire non avere più il riferimento del bene e del male, no? Perché noi abbiamo vissuto per anni e anni con questo riferimento che ci ha dato anche dei valori, no? Cioè, sapevamo cos'era il bene e qual era il male, ma questo ci ha consentito di avere anche un grosso progresso a Occidente, no? Ecco, allora gli Stati Uniti sanno benissimo che toccare quella zona è toccare i fili dell'alta tensione. Quindi l'ipotesi di vittoria sul campo ucraina può creare questa situazione. Ma se dovesse vincere invece sul campo la Russia, la situazione non è tanto più rosea, perché a quel punto l'Ucraina verrebbe completamente spazzata via. E io aggiungo e oso dire: non crediamo che chi sta intorno stia lì aiutando l'Ucraina per spirito di democrazia, perché in paesi tipo la Polonia c'è già un dibattito sulle zone che erano un tempo parte della Polonia, cioè la Galizia. Sì. Non vorrei che la distruzione dell'Ucraina voglia dire la spartizione delle spoglie poi. Ma soprattutto, a quel punto, un Putin vittorioso che fa? Si accontenta? Si ferma? Sì. Altra dubbio. Ma cosa senza tu pensi che voglia invadere altri stati europei? Io pongo la domanda, però è certo che poi l'appetito viene mangiando, tutto può essere, no? Non credo proprio. Diciamo che è una legittima preoccupazione. È anche vero che l'Ucraina per i russi non è come gli altri ex stati sovietici, le altre repubbliche federate sovietiche, perché abbiamo visto già transitare dall'altra parte tutto l'ex blocco di Varsavia, la Russia si è un po' lamentata ma nulla ha fatto. L'Ucraina è un altro discorso. L'Ucraina è un, come dice il nome stesso, è la terra di confine e quindi la terra che serve da difesa della Russia, perché è da sempre stata uno stato cuscinetto, tutte le invasioni sono passate da là e l'Ucraina è stato l'elemento da sacrificare per potersi attestare poi sul territorio russo. Quindi questa è la concezione che la Russia ha dell'Ucraina, è inutile pensare diversamente. E il fatto che abbiano dei legami fortissimi anche a livello culturale, religioso con Kiev ne fa sì che ci sia un rapporto di amore e odio fra i due paesi, e il fatto che l'Ucraina si sia girata verso l'Occidente è come se il fidanzato fosse stato tradito. E da qui anche la cattiveria con cui poi si viene ad agire successivamente, no? Allora l'Ucraina era nell'ottica russa intoccabile, ecco. E quindi è chiaro che la reazione poi è stata quella, che peraltro era prevedibile, perché se noi sentiamo lo stesso Biden, quello che dichiarava numerosi anni fa, era esattamente questo, cioè lo sapevano già che andavano a stuzzicare l'orso che dormiva. Quindi, Federico, allora ritornando un attimo a bomba, cioè al nostro argomento iniziale che parte dal tuo articolo, abbiamo detto che l'Ucraina vorrebbe entrare nell'Unione Europea e anche nella NATO.
Abbiamo detto però che non è possibile, perché ci vuole un processo di avvicinamento che dura molto tempo. Dopodiché abbiamo anche detto che però sembra che i capi dell'Unione Europea, la von der Leyen e prima anche Draghi, vogliano accelerare i tempi, l'iter che è lungo, vogliono accorciarlo per farlo entrare, no? Dopodiché però vogliamo anche dire quali sono gli interessi economici che ha l'Occidente, soprattutto gli Stati Uniti, verso l'Ucraina per quanto riguarda i metalli, materie rare, terre rare. Ornella, se mi permetti un piccolo antefatto, perché non è che l'Ucraina ha espresso una volontà di entrare, punto e basta. C'è di più, c'è un antefatto. Nel 2019, il giorno dopo la firma del protocollo di adesione alla NATO della Macedonia del Nord, quale trentesimo membro, l'Ucraina ha compiuto un atto che è senza precedenti oggettivamente, cioè ha incluso nella propria Costituzione l'impegno a entrare ufficialmente nella NATO e allo stesso tempo nell'Unione Europea, quindi è un atto formale. Il 7 febbraio, per l'esattezza, del 2019, su proposta del presidente Poroshenko, il Parlamento di Kiev ha approvato a larga maggioranza, 334 voti contro 35, gli emendamenti in tal senso della Costituzione. Per chi volesse perdere tempo o ha tempo da dedicare, basta andare a vedere il preambolo alla Costituzione, gli articoli 85, 102 e 116. Tuttavia questo enunciato, che però, ripeto, è formale, è forte, non è mai avvenuta una cosa del genere, è un enunciato programmatico, ma è un impegno vero e proprio, dicevo appunto, quindi trova le radici in questo modo di agire da parte dell'Ucraina. E quindi era scontato che in queste frangenti si andasse avanti su questo discorso. Però volevo dire anche questo, che da un po' di tempo, se avete notato, mentre appare da parte di Zelensky un certo senso di rassegnazione verso l'adesione alla NATO, viceversa l'adesione all'Unione Europea è sempre più all'ordine del giorno, lo dicevamo anche questa sera, ed è data praticamente per scontata. Tu dicevi a tempi lunghi, d'accordo, potrebbe essere accorciato questo iter, però vediamo il perché questa insistenza di Zelensky per l'Unione Europea. Cerchiamo innanzitutto di spiegare quali siano le diverse implicazioni dell'una o dell'altra adesione, cioè NATO o Unione Europea. La NATO, gliel'hanno detto in tutti i modi, non se ne parla per il momento. Zelensky non batte più quel tasto. Perché? Ma dal punto di vista ucraino non c'è dubbio, Zelensky è molto ben consigliato a insistere sull'ingresso nell'Unione Europea piuttosto che nella NATO. Basta confrontare i vincoli giuridici dell'alleanza per capire quali siano quelli più importanti e pregni di conseguenze gravi. Tant'è vero che, adesso cito un altro soggetto importante, collaboratore di Limes, il dottor Germano Dottori, cioè la rivelazione, che è arrivato ad accusare Zelensky, ed evidentemente chi in Europa lo sostiene su questo tema, di voler condannare l'Europa alla guerra. Perché? Mettiamo a confronto gli articoli pattizi che riguardano l'intervento in caso di aggressione, perché di questo stiamo parlando. Sì. Allora, sono l'articolo 42, paragrafo 7 del Trattato dell'Unione Europea e il tanto famoso, perché se ne è parlato a lungo, articolo 5 del Patto Atlantico. Non c'è dubbio che l'articolo 42 del Trattato dell'Unione Europea è molto più stringente rispetto all'articolo 5 del Patto Atlantico. Ve lo leggo rapidamente, così ci rendiamo conto da noi, perché è di facile intuito. L'articolo 42 del Trattato E dice: qualora uno Stato membro subisca un'aggressione armata nel suo territorio, gli altri Stati membri sono tenuti a prestargli aiuto e assistenza con tutti i mezzi in loro possesso, in conformità all'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite.
L'articolo 5 del Patto Atlantico, viceversa, dice: le parti convengono che un attacco armato contro una o più di esse in Europa o nell'America settentrionale sarà considerato come un attacco diretto contro tutte le parti, e fino a qua c'è una sorta di equivalenza. E di conseguenza ciascuna di esse, nell'esercizio del diritto di legittima difesa, e qui veniamo alle differenze, assisterà la parte o le parti così attaccate, intraprendendo immediatamente, individualmente o di concerto con altre parti, l'azione che giudicherà necessaria, ivi compreso l'uso della forza armata, per ristabilire, e qui poi c'è una parte che sottolineerò perché è curiosa, per ristabilire e mantenere la sicurezza nella regione dell'Atlantico settentrionale. Ora si comprende molto facilmente che il Patto Atlantico, contrariamente al Trattato dell'Unione Europea, non imponga a tutti i costi l'intervento armato, no, ma lasci agli Stati e anche al Consiglio della NATO la determinazione del grado di reazione. Certo. Ecco perché dico c'è una differenza, ed è certamente più utile alle condizioni dell'Ucraina l'adesione all'Unione Europea piuttosto che alla NATO. Ben altra garanzia offre l'Europa a Zelensky in queste condizioni, che la NATO, diciamo, non dovrebbe garantire automaticamente. Poi è chiaro che la reazione armata è contemplabile, certo. Poi dicevo, c'è questa annotazione, volevo fare un'annotazione quasi ironica di carattere geografico. Come vi leggevo, il Trattato del Nord Atlantico stabilisce che il tutto viene fatto per mantenere la sicurezza nella regione dell'Atlantico settentrionale. Ora, sinceramente, appare alquanto curioso che un intervento NATO in Ucraina possa avere lo scopo di sicurezza nella regione dell'Atlantico settentrionale, distando dalla zona di competenza più o meno 5.000 chilometri. Ma al di là di questo, ripeto, poi questi sono, se vogliamo, formalismi, però la cosa importante da capire è questo: l'articolo 5 del trattato NATO non obbliga l'uso, l'intervento degli alleati, intervento armato, ma può avere una graduazione di misure. Il trattato europeo obbliga l'intervento a fianco dell'aggredito. Quindi è questo che, a mio modo di vedere, è il motivo per cui Zelensky ormai ha in testa solo l'ingresso nell'Unione Europea, e la NATO l'ha un po' accantonata. Sì, è vero. Ma che cosa significa però questo ingresso, no? In concreto, quello che è avvenuto fino adesso, cioè la richiesta di adesione all'Unione Europea, che significa? Perché fino adesso quello c'è stato, no? C'è stata una richiesta formale e il gradimento a questa richiesta. Perché dico non illudiamo l'Ucraina? Era quello che dicevi, che anticipavi tu, io l'ho pronunciata fin dall'inizio del conflitto, questa frase, definendo l'Ucraina una sedotta e abbandonata dall'Occidente. Ma è una frase che, per la verità, ha ripetuto il 14 giugno del 2022 anche il premio portoghese Antonio Costa. Non la illudiamo nuovamente, lui ha detto. Devo dire, in questo caso molto più sincero è stato il ministro degli affari esteri della Francia, degli affari europei, anzi scusate, degli affari europei della Francia, Clément Beaune, che si è espresso così: il processo di adesione dell'Ucraina all'Unione Europea potrebbe durare 15 o anche 20 anni. La procedura burocratica di ammissione, infatti, come abbiamo visto fino adesso, richiede tempi lunghissimi, finora mai inferiori, come gli ricordava Ornella, a 7-8 anni. Pensate che la Turchia la domanda l'ha fatta 24 anni fa. Penso che la ritirerà, conoscendo la Turchia. Ma comunque, dietro la Turchia, la Macedonia del Nord è la più antica domanda, che risale a 19 anni fa e sta ancora in corso di taglio. Vogliamo dire quali sono i requisiti che deve avere un paese per poter essere accettato? Esatto, perché oltre questa procedura lunga ci sono passi e requisiti ben precisi per
l'adesione. In 20 anni l'Ucraina, ma forse anche l'Unione Europea, se ha ragione il ministro francese, capite bene che farà in tempo a sprofondare, risorgere, e probabilmente gli occidentali anche a fare numerosi nuovi trattati commerciali con la Russia. Quindi ecco perché la frase è una sorta di presa in giro, no? Ma cosa significa, ecco la domanda che ci faceva Ornella, cosa significa lo status di candidato all'Unione Europea? In realtà, cosiddetto, ben poco, è un primo passettino di un procedimento che prevede una serie di adempimenti, viene concesso dal Consiglio Europeo, previo parere della Commissione Europea, su richiesta di adesione del Paese, perché non è offerto dall'Europa, c'è la richiesta esterna, e non dà diritto, come dicevamo, a un'automatica adesione all'Unione Europea. Ma facciamo l'ipotesi che invece l'Europa volesse davvero bruciare le tappe e, in deroga a tutte le prassi comunitarie, allargare l'Unione in brevissimo tempo anche all'Ucraina. Beh, non c'è dubbio che è un'ipotesi contemplabile, soprattutto sull'onda dell'emozione, no? Per il sanguinoso conflitto, di fronte agli appelli disperati ucraini, di Zelensky in particolare. E tra l'altro è un'ipotesi anche appoggiata, come abbiamo visto, da tutta la nomenclatura europea. Abbiamo visto le frasi da von der Leyen piuttosto che di Borrell, e anche da molti premier, tra cui il nostro Draghi era il primo in fila. Sembrano tutti compatti nel promettere un ingresso prossimo e accelerato dell'Ucraina nell'UE, e ripeto, addirittura l'opinione pubblica viene portata come un elemento di influenza nel conflitto, cosa che, come abbiamo visto, ben difficilmente può essere. Ma comunque, a prescindere da questo, dobbiamo dire qual è la natura però dell'Unione Europea. Cioè, l'adesione dell'Ucraina all'Unione è una risposta a un problema contingente di qualche Stato in difficoltà? Cioè, l'Unione Europea diventa un rifugio d'occasione nelle crisi geopolitiche in giro per il mondo? Come dire, è un problema da risolvere, entra nell'Unione Europea e ti passa. L'Unione Europea, per quanto uno possa essere d'accordo o no con tutto il processo che abbiamo fatto dal 57 a oggi, l'Unione Europea è qualcosa di diverso da una Croce Rossa, da una società di mutuo soccorso, da un esercito della salvezza, e soprattutto è diversa dalla NATO. Cioè, mandare, buttare questo salvagente, ecco la coperta di Linus, ha un senso di opportunismo. Assieme all'Ucraina, tra l'altro, non dimentichiamo che la stessa promessa è stata fatta contemporaneamente anche a Moldova e Georgia, vale a dire altri stati con pessimi rapporti nei riguardi della Russia, così, diciamolo pure, a completarne l'accerchiamento. Quindi un gigantesco scudo di protezione a stati che hanno infiniti problemi, ha uno scudo che viene dato secondo l'occorrenza, è una mano tesa a soggetti in difficoltà esterni all'Unione, che però sottopone a un terribile rischio l'equilibrio e la sicurezza dell'Unione stessa. Quanti minuti ancora? Qui appunto il titolo, no? La coperta di Linus, perché l'Unione Europea, ma l'Unione Europea serve a questo. Ascolta, Federico, ascolta, abbiamo ancora 7 minuti a disposizione, no? Vogliamo pensare di svolgere in questi 7 minuti questi due argomenti, cioè descrivere i criteri, i 3 criteri necessari per entrare all'interno, e dopo anche... Guarda, riusciamo a fare questo rapidamente, va mi bene. Interrompo così guadagniamo tempo. Dai. Allora, come dicevo, aderire all'Unione Europea è qualcosa di ben diverso da un atto di opportunismo, perché sappiamo bene che l'Unione Europea è il risultato di un processo lungo, storico, politico e soprattutto culturale, qualcosa di più profondo e condiviso, persino utilitaristico per gli appartenenti, sia sul piano economico che sul piano della sicurezza, e si basa imprescindibilmente su dei principi condivisi e su requisiti, attenzione, già ampiamente acquisiti dagli stati. Scusate che sto facendo un po' di confusione perché non ho collegato la spina e temo che mi si scarichi. Ecco fatto. Allora, dicevo,
sono dei requisiti che sono ampiamente acquisiti già dagli stati, non in corso di acquisizione. E cosa è sotteso all'appartenenza all'Unione Europea, quello che chiedeva Ornella? Innanzitutto i tre criteri definiti dal Consiglio Europeo di Copenaghen, tenutosi nel 1993, che stabiliscono i parametri che uno Stato candidato all'Unione Europea deve rispettare. Sì. Quali sono? Il criterio politico, cioè la presenza di istituzioni stabili che garantiscono la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti dell'uomo, il rispetto alle minoranze, delle tutele delle minoranze e via dicendo. Il criterio economico, cioè l'esistenza di un'economia di mercato funzionante e con capacità di far fronte a forze di mercato e pressioni concorrenziali all'interno dell'Unione Europea, e l'adesione al cosiddetto acquis comunitario, cioè accettare gli obblighi derivanti dall'adesione, in particolare gli obiettivi dell'Unione politica, economica e monetaria. Per l'apertura formale dei negoziati di adesione di uno Stato è necessario che perlomeno ci sia il criterio politico, mentre gli altri sono oggetti di uno screening, diciamo così, che condiziona poi la tempistica del negoziato. Ma lo stesso Trattato dell'Unione evidenzia i valori basilari necessari. L'articolo 2, io adesso sottolineerò gli argomenti che ne faremo oggetto nella prossima trasmissione, che noi dovremo attenzionare per vedere se ci sono queste condizioni con l'Ucraina. Allora, l'articolo 2 del trattato dice che l'Unione si fonda sui valori nel rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Ecco. Facciamo attenzione a questi termini. Questi valori sono comunque agli Stati membri, sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata da pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, e vedremo poi perché questi termini ricorreranno nel discorso che faremo. L'articolo 3, nelle relazioni con il resto del mondo, l'Unione afferma e promuove i suoi valori e interessi, contribuendo alla protezione dei suoi cittadini, contribuisce alla pace e alla sicurezza, e questo verrà in ballo quando parleremo delle condizioni belligeranti che l'Ucraina ha da 8 anni. Infine, certo, l'articolo 42, e mi fermo qua, la politica di sicurezza e di difesa comune costituisce parte integrante della politica estera e di sicurezza comune, e l'Unione può avvalersi di tali mezzi, appunto anche di reazione civili e militari, al fine del mantenimento della pace, della prevenzione dei conflitti e il rafforzamento della sicurezza internazionale. C'è allora da chiedersi: l'Ucraina ha le giuste caratteristiche per essere ammessa al consesso di Bruxelles per questi punti che abbiamo appena visto, oppure solo sul percorso per acquisire queste prerogative? Beh, direi solo, e poi mi fermo, la storia politica e istituzionale di quello Stato ha la trasparenza e la democraticità richieste? Credo di no, e vedremo poi, che non lo dico io ma lo dicono autorevoli fonti, ma penso che lo riprenderemo nella seconda parte dedicata a questo tema, quindi mi fermo qui se è finito il tempo. Sì, è meglio, perché così non siamo superficiali nella disamina dei vari articoli e temi. Quindi, quindi siamo arrivati a capire che per entrare nell'Unione Europea non bisogna fare la richiesta, ma bisogna avere anche dei requisiti, delle caratteristiche di democrazia e di economia che devono essere una garanzia per gli altri stati dell'Unione Europea, affinché il nuovo Stato possa entrare senza stravolgere l'equilibrio, evidentemente, che si deve creare all'interno dell'Unione Europea. Perfetto. Benissimo. Perfetto. Ci sono i stessi criteri poi che sono anche della NATO, cioè la NATO in teoria non potrebbe estendersi a paesi che ne mettono a rischio la difesa e la sicurezza. Esatto. E qui possiamo dire la stessa cosa,
Certo, Quindi, possiamo dire ma al la di là stessa di cosa. questo, vedremo poi nella prossima, perché adesso abbiamo visto tutto il processo, va bene, ma vedremo nel particolare sì? la situazione contingente dell'Ucraina se rispecchia questi principi. Esatto. Quindi ecco. abbiamo fatto il punto al quale siamo arrivati e siamo quindi già preparati per affrontare con chiarezza la prossima puntata. E per questa sera ti ringrazio molto, è stato molto interessante. E... grazie a te anche per le domande che ci hanno portato fuori zona, diciamo, però va bene. Ringraziamo anche i nostri amici spettatori e alla prossima, al prossimo giovedì allora. Grazie Federico, ciao. Grazie a te, buona serata a tutti.